Benvenuti al TG Estate e benvenuti a Maratea. Mi trovo in uno dei tanti vicoli del centro storico di questa cittadina lucana che trovate in Basilicata, in provincia di Potenza. Un luogo davvero bello, affascinante, con tanta storia. Oggi vi racconteremo la storia del suo centro storico, quello in cui io mi trovo, fatto di vicoli, di botteghe, di piazzette, davvero suggestivo. Ma oltre a raccontarvi la storia di questo borgo lucano, conosceremo anche gli eventi che sono stati programmati per questo mese di agosto per allietare turisti e residenti. È un centro storico punteggiato da tante chiese, ognuna con una sua storia, ma ve ne parleremo tra un istante. Poi avremo due artisti, uno è lucano, l'altro è cilentana. Lei è Luisa D'Andriano e di Sapri, lui è il maestro Francesco Rizzo di Maratea. Insieme lavorano da un po' di tempo componendo dei brani che hanno già degli ottimi successi, sia musica popolare che altro, ma noi entreremo proprio nello studio discografico del maestro Rizzo, che si trova proprio nel centro storico di Maratea, per conoscere, oltre l'attività che svolge e i suoi lavori, proprio come funziona uno studio di registrazione. E conosceremo, attraverso la storia del maestro Rizzo, anche la Maratea Web Radio, che è una realtà che esiste ormai da 14 anni, è stata celebrata proprio alcuni giorni fa qui a Maratea. Tutto questo in questa puntata del TG Estate, durante la quale non mancherà la nostra agenda degli appuntamenti. E ora siamo in compagnia di una guida turistica di Maratea, Angelo Li Casale, che ci accompagnerà in questo viaggio nel centro storico di Maratea. Partiamo da qui. Devo dire che quando sono arrivata, più andavo avanti, più scoprivo luoghi belli da vedere. Per esempio, Fabio, se già ci affacciamo di qui, vediamo uno scorcio bello, ma se andiamo avanti e ci affacciamo in un altro posto, vediamo un altro scorcio magari ancora più bello. Insomma, è difficile dare una valutazione a qual è il luogo più bello di questo borgo antico di Maratea. Ma ci fermiamo qui, perché la trasmissione ha i suoi tempi, e partiamo da queste case, da questi portali che abbiamo di fronte a noi. Che cosa rappresentano? Innanzitutto benvenuti a Maratea. Grazie. Il centro storico è il cuore pulsante della città di Maratea ed è esattamente uno snodo tra le bellezze naturalistiche del mare e quelle della montagna. Qui si concentra la buona parte della popolazione che vive in ambito urbano, appunto, e quindi è probabilmente il cuore pulsante della città, costellato dalle chiese barocche bellissime che si snodano per il corso principale, le botteghe degli artigiani, i bar, i ristoranti. È davvero il centro in cui la popolazione di Maratea si ritrova, e la sua piazza, il suo salotto più importante. Noi lo percorreremo. Intanto mi dicevi che... Sì, alle nostre spalle c'è questo edificio, è una delle tre torri civiche caratterizzano appunto l'abitato del centro storico e che simboleggiano l'abitato anche all'interno dello stemma della città. Sì. E quindi che ritroveremo poi in fondo a questa passeggiata nella Fontana della Sirena. Camminando poi cosa c'è di altro da raccontare? Allora, siamo esattamente nel punto di approdo per i viaggiatori che arrivano dalla valle, dal porto, dal mare. Uh-huh. Siamo all'inizio di quello che è il corso principale. Da qui si snodano un'infinità di vicoletti, di stradine, di scalette che ci conducono poi a esplorare nei meandri più nascosti tutto il centro storico. Lungo il corso principale sono appunto localizzate tre delle quattro chiese dedicate alla Madonna, in un percorso incredibile che racconta proprio la vita della Vergine, dalla chiesa dell'Immacolata, l'Annunziata, l'Addolorata e infine la chiesa madre. Sì. E quindi un percorso che ripercorre in maniera cronologica la vita della Vergine, quindi il legame di Maratea con la religiosità, il sacro, è fortissimo e si esprime anche attraverso le architetture e le opere d'arte che sono contenute nelle chiese.
Che chiesa è? Questa è la chiesa dell'Addolorata, sono particolarmente affezionato a questa chiesa perché è sicuramente, non è sicuramente la più grande o la più importante, però è quella che è caratterizzata da tutti gli elementi che costituiscono il linguaggio formale del barocco lucano, qui, che si esprime qui a Maratea attraverso queste architetture e queste forme. E in più è sede dell'Arciconfraternita dell'Addolorata, che è una delle poche rimaste, delle tantissime che erano presenti sul territorio e che porta avanti un'attività ultrasecolare. Allora, al momento ospita una mostra presepiale. Tu non andare via perché poi mentre camminiamo devi continuarci a raccontare questo centro storico. Ospita la mostra presepiale che è giunta alla 27esima edizione dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, che tra l'altro è un'associazione che collabora molto con 105 TV in occasione del concorso La Gioia del Presepio, ma questa è un'altra cosa. Noi siamo in compagnia del consigliere comunale, il giovane consigliere comunale Francesco Santoro, che ci racconta anche i contenuti di questa esposizione. Allora, buon pomeriggio. Sì, questa mostra è una mostra d'arte presepiale arrivata alla sua 27esima edizione. Loro espongono sia l'estate che l'inverno, sia durante il periodo diciamo di agosto che durante il periodo di dicembre. Sì. Ed è ospite nella chiesa dell'Addolorata, ma questa è una delle tante mostre che sono presenti qui a Maratea all'interno del cartellone estivo messo in atto dall'attuale nuova amministrazione, tra cui ce n'è anche un'altra al Palazzo del Lieto di Angelo Aligia, che è un artista di origini calabresi, e inoltre al piano superiore di Palazzo del Lieto c'è la mostra permanente di Angelo Brando, che era un pittore di Maratea, una mostra veramente che vale la pena vederla. Ma oltre alle varie mostre che ci sono vari eventi, tipo il Maratea Jazz, che questa sera avrà uno dei suoi appuntamenti alle 21.30. Qual è la location? Largo Cappuccini. Tutti si fanno gli spettacoli. Il jazz, sì. E poi ci saranno alcuni concerti sempre di Sonora, che è un'altra rassegna di musica, ma abbiamo il prossimo 12 agosto l'appuntamento con Giuliana Desio, organizzato dall'associazione Marateatro. Sì. E questo al Santa Venere, sarà fatto al Parco del Mediterraneo al Santa Venere. E abbiamo anche Conversazioni al Tramonto, degli appuntamenti a livello culturale che vanno a scoprire quelle che sono alcune pillole della storia di Maratea, della Basilicata in generale. E il prossimo sarà il 12 agosto, sempre a Largo Cappuccini, ma oltre a questo abbiamo presentato diversi libri, una rassegna abbastanza importante, Alta Marea, con la presenza di Nicola Gratteri, è venuta Maria Rita Parsi, il prossimo sarà il 10 con Elena Bonelli e tantissimi altri diciamo, appuntamenti sia di carattere culturale che di carattere artistico e teatrale sono diciamo, stati messi in atto per riempire quasi tutte le serate del periodo estivo, sia di luglio che di agosto, e garantire ai turisti diciamo, un soggiorno a Maratea abbastanza movimentato ma anche divertente. Allora, dicevi che stasera, ti do del tu perché sei giovanissimo. Assolutamente, grazie. Dicevi che stasera c'è un altro concerto. Sì. Diamo l'appuntamento preciso, visto che il TG Estate dà informazioni proprio sugli spettacoli. Diamo allora, i dettagli. Questa sera alle 21, Largo Cappuccini, ci sarà questo concerto di jazz con Mafalda Minozzi e Paolo Ricci. E sarà, ripeto, uno dei vari appuntamenti già messi in atto di questa rassegna musicale. Allora, noi stiamo intanto camminando. Sì. Vabbè, adesso è un orario in cui è tutto un po' di più riposo, soprattutto tutto un po' più tranquillo, però vediamo anche persone che si alternano. Sì. Quindi continua ad essere frequentata sempre da molti turisti. Noi chiamiamo un attimo il nostro esperto di storia, Angelo. Allora, noi già abbiamo ci siamo persi qualcosa di storico da dire in questo tratto, possiamo proseguire? In questo momento siamo nel cuore
vero e proprio del centro storico, siamo a Piazza Buraglia, sì. È qui che si concentra la vita del borgo. È uno spazio, lo vedete, dalla forma approssimativamente triangolare, è frutto di una di un lavoro urbanistico molto raffinato con la demolizione di un edificio che ha permesso alla comunità di avere appunto questo spazio privilegiato di incontro. È proprio un salotto, come ci dicevi tu, è un bel salottino. E io vedo qui che c'è una persona che si sta rilassando e l'andiamo a disturbare. Siete turisti o residenti? Turisti. Persone stanche sicuramente. Sicuramente. Da dove siete arrivati? Siamo di Firenze. Firenze, come mai siete finiti qui? Fare un giro della costa, quindi Maratea, Tropea, insomma vorremmo fare per poi scendere giù in Sicilia. L'avete cercata Maratea o ne avete sentito parlare? Sì, no, ne abbiamo sentito parlare, quindi era uno degli obiettivi del nostro viaggio, di fermarsi. Siamo col camper e quindi siamo giù a Castro Cucco. Siamo saliti con... Dove siete stati? Siamo partiti da qualche giorno, quindi no, qui a Maratea, avete già girato a Maratea? Sì, siamo arrivati fino su al Redentore con la navetta, poi siamo scesi giù a piedi e poi abbiamo fatto un giro delle... Soddisfatti? Sì. Siamo già stati rimborsati, insomma. Contenti. Bene, ecco qui, per fortuna abbiamo trovato due persone che hanno parlato bene. Amministratore comunale. Ecco. Abbiamo trovato due persone che hanno parlato bene. Se fermo un residente siete fregato, Se fermo un residente siete fregato, lo so. No, penso di no. Guarda, penso che stiamo lavorando tanto veramente per garantire a tutti, diciamo, un'estate bella, un'estate luminosa e anche, diciamo, pulita, soprattutto pulita. Ecco, qui abbiamo un altro turista sicuramente, speriamo che parli italiano. Italiana? Sono tedesca. Tedesca, però parla l'italiano. Sì, sì. Allora, perché già con l'inglese è un problema, col tedesco poi. È un turismo internazionale. Perché qui a Maratea? Vi siete trovati per caso? No, stiamo facendo le ferie in Cilento. Ah. E abbiamo voluto vedere un posto nuovo, così ci siamo trasferiti un po' più al sud, alla Basilicata, perché io non sono mai stata. Quindi era in Cilento e ha detto andiamo a scoprire un po' la Lucania, quindi la Basilicata, sì. Ed è venuta qui a Maratea. Contenta di ciò che ha trovato? Bellissimo, oggi è il primo giorno. Insomma, lui sembra che se vuole baciare, no? Ma se ne vuole mangiare, un bacio per la... Lui parla ancora meglio italiano. Parli italiano. Italiano? Sì. Cioè, allora fa tutte queste chiacchiere. Basta chiedere. No, insomma, lei me lo poteva dire, scusami. No, allora, infatti, bene, dai colori bene. Dovevo capire che... È bellissimo, che, ci siamo trovati veramente. Ma sei cilentano? Sì, sì. Ah, ecco qui, di dove sei? Campora. Campora, salutiamo il nostro grande Cilento. Quindi voi siete nel Cilento perché tu sei cilentano? Sì, ho origini cilentane. E adesso oggi sei per caso qui? Cioè no, sei deciso di venire? Sì, no, sì, volutamente. Ecco, siete venuti appositamente dal Cilento ma poi tornerete? No. Vi fermate? Siamo a Tortorella. Uh-huh. Ah, quindi sempre nel Cilento? Cioè sì, tu da Campora andate a fare la vacanza a Tortorella? Sì, la vacanza dalle vacanze. Più sud? Sì, sì. Quindi dal nord al sud del Cilento, sì. E poi ovviamente delle escursioni in Lucania. Sì, perché non eravamo mai stati, diciamo... Perché Campora è lontana, Non troppo, però è nell'interno. Questo nell'Alto ci Cilento, aiuta a dire che spesso abbiamo dei posti bellissimi vicino fantastici, a noi fantastici. E li trascuriamo, sì. Pensiamo magari ad andare in Spagna, anche perché è più economica, diciamocela tutta, per le vacanze, però non lo diceva a nessuno, diciamocelo tra noi, o altre località straniere dove magari hanno dei prezzi più bassi, però il nostro territorio è sud, incredibile, sud. Le persone sono super accoglienti, stupende. Come quelle cille del Cilento? Sì. Ah. Alla fine anche noi siamo lucani. È vero. Siamo quasi Non mi guardare cugini. Così, come ti chiami? No. Io? Non so, mi stai guardando come dire, ma questo che vuole? No. Ok. Io mi chiamo Pasquale, piacere. Pasquale, piacere. Antonietta, e lei? Stefania. Stefania, bene, grazie. Grazie a voi. Allora, torniamo. Grazie. Boh, ecco, poi ci sono gli stranieri che vogliono praticare l'italiano, quindi si esprimono, ci ha detto anche questa buona giornata.
Allora, diciamo, c'è un turismo internazionale, stavamo dicendo. Abbiamo parlato degli eventi. Adesso piano piano siamo arrivati davanti ad un'altra chiesa, sì. Angelo. Che chiesa è? Me lo saprà anche lui. Però facciamo lui una guida turistica. Prego, consigliere, la chiesa dell'Annunziata. La chiesa dell'Annunziata, ecco. Quella particolarità di questa chiesa? Beh, è una delle più antiche del centro storico. Che cosa rappresenta? Sicuramente una delle più importanti. Questi sono due leoni. Ah, sono leoni? Sono due leoni molto interessanti. Sono scolpiti in pietra, come vedete. Ma sembra quasi una rana. È un orecchio. Questo. È un orecchio. Ah, l'orecchio qui. Qui si vede la bocca, gli occhi del leone. Sì. Sono sicuramente provenienti da una fabbrica differente da quelle della chiesa in cui, davanti alla quale sono installati, probabilmente da qualche costruzione che sorgeva nell'antica città di Maratea, sulla cima di Monte San Biagio, dove adesso la statua del Cristo Redentore, per capirci. Sono sicuramente più antichi della... esatto, sì, due fatture leggermente diverse. Uno stringe tra le zampe un serpente, lo vedete, accennato nella... nella scultura in pietra, e l'altro invece ma l'autore è lo stesso, la testa di un ariete. Probabilmente no, questo è il più antico, lo vedete, perché si vede subito, oltre che dalle forme, dalla plasticità diversa, il materiale è leggermente diverso, più poroso e anche più consumato dal tempo. Io li trovo un po' consumati, ovviamente, certo, dal tempo. Certo. Solo qui una facciata della chiesa ci possiamo affacciare e vedere l'unica navata che la compone, e questo pavimento bellissimo in ceramiche della costiera amalfitana, vietresi, della fabbrica Pinto, e poi le caratteristiche tutte quante quelle del barocco, ossia gli altari in marmi policromi intarsiati di scuola napoletana, di pregevolissima fattura, e in fondo uno delle opere d'arte più importanti dell'area, ossia un dipinto raffigurante un'Annunciazione attribuito a Simone da Firenze, un pezzo del Rinascimento qui in pieno Mediterraneo, che è sicuramente un unicum per la nostra area. Dobbiamo dire che qui c'è San Biagio anche, eh? Però non è la chiesa di che del posto è il patrono del è che in quasi tutte le chiese tu hai da una parte il santo al quale è dedicata la chiesa e dall'altra parte la statua, cioè un'immagine raffigurante San Biagio. Come per dire, San Biagio, non è mi presente, dimenticate che sempre, io sono il patrono. Esatto, sì. E poi qua fuori abbiamo la colonna di San Biagio, ma di questo ve ne parlerà sicuramente Angelo meglio di me. Insieme alla colonna dell'Addolorata è una delle, diciamo, lo sai che non l'avevo delle notata, immagini più poi importanti guardo... che caratterizzano il centro storico. Ecco. Da quando risale? Angelo, vai, parlane un po', dai. Che quando risale? La colonna è uno dei... simboli più importanti del martire armeno, che è il patrono di Maratea, che sono qui collocati al centro storico. Sulla colonna c'è un sacco di leggende, che sia stata ripescata in mare, che sia arrivata insieme alle reliquie di San Biagio dall'Armenia via mare. Addirittura c'è un'iscrizione sulla colonna, chiaramente è un racconto, non può essere reale, almeno per gli storici. Dice: su questa colonna fu flagellato, perché San Biagio è un martire che è vissuto in Armenia nel III secolo e fu martirizzato dai romani attraverso quello strumento che vediamo sopra la sua mano sinistra, ossia un pettine metallico, che è un attrezzo che viene utilizzato per cardare la lana. Ah, qui si vede, Fabio, facciamo vedere quell'attrezzo che ha in mano il santo vicino al bastone. Con questo pettine, con questa spazzola metallica, lui fu scorticato vivo e poi fu decapitato. Dopodiché il suo corpo venne preso in custodia dai suoi discepoli, che lo custodirono fin quando, secondo la tradizione, nel 732 prese il largo verso l'Italia, attraverso una nave che lo portò sulle coste di Maratea in fuga da una persecuzione iconoclasta. Ora, in questa città ci sono 44 chiese. 44 che ne costruivano una per chiese? Famiglia. Sì, 44 edifici sacri che si distinguono non solo chiese, ma sono cappelle, eremi, monasteri. E come mai se ne trovano tante? Beh, cioè... le risposte sono tante. Innanzitutto perché il territorio è vastissimo, 67 chilometri quadrati, il che significa che non c'è un solo centro storico, ma ce ne sono tante frazioni, e ciascuna ha bisogno di esercitare il culto, e quindi in passato si provvedeva alla costruzione di chiese. Tanti culti diversi anche. Ecco, dobbiamo accorciare.
Allora però dobbiamo dire che non sono tutte e 44 qui, tutte no, ecco, ma ce ne sono 5 più o meno, quattro sono queste nel centro storico, proprio quelle che vedi in colonnate, ma tutte e quattro, come mi faceva riflettere prima, dedicate sia alla Pietà Mariana, ma raccontano proprio la vita della Madonna, dall'Immacolata Concezione all'Annunciazione, all'Addolorata e all'Assunzione al Cielo. E quindi le potete visitare quando volete, perché sono sempre aperte se venite ed qui a Mariana. Ed è un libro a cielo aperto. Libro a cielo aperto. Allora, voi rimanete qui, intanto io sfoglio un po' la mia agenda e tra non molto conosceremo Luisa D'Andriano. Voglio ricordarvi un po' di appuntamenti, ma magari da questo, da qua o da lì, da qui, mi metto qui, dalla chiesa, così so, mi siedo, ecco qui, a Villa Mare, in località, cioè per questo 8 agosto, in località Oliveto, per questo 8 agosto è prevista la presentazione del proclamo di Torraca, scritto da Carlo e Gaetano Bellotta. L'opuscolo, che ricorda il proclamo scritto e letto a Torraca da Carlo Pisacane, verrà presentato proprio davanti al cippo di Pisacane, che si trova in località Oliveto, e verrà presentato a partire dalle 19.30. Sarà presente anche il consigliere provinciale Giovanni Guzzo. In largo Santa Marina dei Barbuti a Salerno, il 9 agosto sarà di scena Peppe Barra con il suo spettacolo teatrale, che inizierà alle 21.15. In via Donna Minzoni a Baronissi è in corso la festa della birra, andrà avanti fino all'11 agosto, tutte le sere non solo birra ma anche cibo e musica. Andiamo in Calabria per ricordarvi che l'autrice, cantante e attrice Elena Bonelli venerdì 9 agosto sarà in piazza Municipio a Praia Mare per presentare il suo libro Io Gabriella Ferri, una storia italiana. L'appuntamento è alle 22.30. Torniamo nel Salernitano, a Montesano sulla Marcellana, per ricordare che in piazza il 9 agosto ci sarà uno spettacolo davvero divertente, ve ne abbiamo parlato anche ieri, ci sarà questa nave 90, l'imbarcazione dalla quale verranno fuori i ritmi dei mitici anni 90, si inizierà alle 21. Intanto vi anticipo che a Pattano di Vallo della Lucania dall'11 al 13 agosto si terrà il Festival Internazionale del Cibo di Strada. A Buon Abitacolo invece il 9 agosto si potrà assistere allo spettacolo teatrale Azita ai Tiempar una Vota, in scena Il matrimonio di un tempo. A rappresentarlo saranno gli alunni di Buon Abitacolo Sanza e Casalbuono. Lo spettacolo inizierà alle 21 in piazza Marchesano e sarà anticipato dalla presentazione del libro L'utopia tra la nebbia della memoria, appunti di un naufragio di Gianni Palumbo. Ne discuterà con l'autore il giornalista Pasquale Sorrentino. Lo spettacolo teatrale dei baby attori ha riscosso già un grande successo quando è stato portato in scena a Casalbuono. Vediamo le immagini e poi saremo con Luisa. Ma cosa più bella, Ricca ha trovato un marito ricco e bello con Carmela. Azita ai tempi una vota, questo è il titolo dello spettacolo rappresentato a Casalbuono dai ragazzi della classe quinta della scuola primaria dell'istituto comprensivo di Buon Abitacolo Sanza, guidati dalle loro maestre che hanno scritto un testo inedito sul tema dell'immigrazione. Gli studenti hanno messo in scena la rievocazione del matrimonio di una volta, così come si faceva nelle famiglie meno abbienti all'inizio del secolo scorso. Uno spettacolo che guarda al passato, rappresentato dalle nuove generazioni, testimoni del futuro, ma con uno sguardo rivolto alla tradizione e alla storia locale. Un connubio vincente per non dimenticare il passato, in cui i ragazzi hanno mostrato capacità attoriali particolarmente rare per la loro giovane età. Ad applaudirli il numeroso pubblico presente al Teatro Troisi di Casalbuono, composto da parenti e amici dei piccoli attori. E visto il grande successo, a grande richiesta, lo spettacolo verrà replicato il prossimo 9 agosto a Buon Abitacolo. E allora, siamo sempre in diretta da Maratea, vi presento Luisa D'Andriano, che è una giovane artista di Sapri, appassionata di musica dall'età di 3 anni. Mi stava raccontando che canta, l'hanno messa a cantare, perché prima erano i tuoi genitori che ti buttavano sui gradini e dicevano canta. Canta, in particolare proprio ricordo a 3 anni, nel paesino dell'entroterra cilentano, Rofrano,
mi mettevano sul primo gradino di una scalinata ripidissima e io lì cantavo. Il mio cavallo di battaglia è stato Marina, Marina, Marina. E lo ricordo come se fosse ieri. E insomma, poi da quell'età mi sono appassionata sempre di più. E ho iniziato... Diciamo che ci avevano visto lungo i tuoi genitori. Penso proprio di sì. Avendo una famiglia di musicisti, forse... Mi hanno stimolato. Però hanno notato anche il talento. Penso per cui di sì. Hai iniziato a sì, cimentarti. Sì, a cimentarmi. Ma tu scrivi anche i brani. Sì, li scrivo. Diciamo che la scrittura in generale è la mia terapia. Con i miei testi ne faccio poi musica e quindi creo queste canzoni meravigliose sul Cilento in particolare, ma anche sulla Lucania. Infatti sì. Ho scritto un sacco di brani sul brigantaggio e proprio qui nello studio del maestro Francesco Rizzo ho registrato il mio primo brano sulla brigantessa Serafina Ciminelli. Però diciamo questo testo è stato scritto dall'autore capuano di Francavilla Insinni, anzi lo saluto con molto affetto, e da quello insomma non mi sono fermata più. Come è avvenuto l'incontro con il maestro Francesco Rizzo che andremo ad incontrare tra un istante? Sì, come è nato? Capita fra artisti, fra musicisti, ci si conosce ai concerti, alle serate e quindi abbiamo avuto il piacere di collaborare tante volte insieme a Natale, a Pasqua, abbiamo fatto dei bellissimi concerti e siamo diventati subito molto affini, molto amici anche nella vita privata, infatti oltre al rapporto musicale siamo anche insomma buoni compagni, diciamo così. Con lui hai musicato alcuni tuoi brani di musica popolare. Sì. Uno lo ascolteremo adesso attraverso una videoclip che si intitola... Pizzica di La Turri? Sì, che... okay. No, quella Lucana. La brigantessa proprio. Brigantessa. Quello l'ha scritto l'autore capuano. Sì. E tu l'hai cantata. Io l'ho cantata, sì, ho avuto questo piacere di interpretarla. Io sono molto innamorata di questo personaggio, infatti mi sono ritrovata subito nel testo. L'ho cantata veramente con molto amore. E dove avete registrato le riprese? Le riprese le abbiamo fatte, le ho fatte con il fotografo Pietro Amato di Sapri e le abbiamo girate in un vecchio casolare, perché la canzone appunto parla della brigantessa che è stata rinchiusa in quattro mura nel carcere di Potenza e quindi abbiamo colto l'occasione insomma di girare in questo casolare dove appunto ci sono solo quattro mura. E è un po' triste come argomento, però è molto passionale. Allora presentacela tu, però prima di presentarla dico che dopo questa videoclip noi saremo nello studio del maestro Francesco Rizzo, dove da 14 anni vive anche Maratea Web Radio, che ha compiuto appunto, dicevamo, 14 anni e hanno celebrato questo evento qualche giorno fa proprio qui a Maratea. E allora buon ascolto a Brigantessa, tutta per voi. Eccola qui.
casa è stata chiusa. A tu cantava ancora la canzone al suo brigante con tanto dolore, e Antonio Franco si spezza il cuore per Serafina chiusa in quattro mura. Ma se l'amore è grande come il mare, l'opino è se più forte una catena. Suona sempre fa la guardia a cacciatura, principe e barona, e corre, corre con scopetta in mano e sotterrasti dittatura infama, che sfrutta nostra terra e brava gente con prepotenza e con malvagità. Presso la sede di Maratea Radio Web, che quest'anno ha compiuto 14 anni e li ha celebrati proprio nella sua cittadina rivierasca a Maratea proprio alcuni giorni fa, e noi insieme a Luisa andiamo a raggiungere l'ideatore di questa radio web, che è sempre lui, il nostro amico e maestro Francesco Rizzo, che si sta esibendo in attesa del nostro arrivo. Francesco, smettila, basta, accuccia. Oh. Benvenuti, 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 ciao Antonietta. 14 anni di radio web. Sì, Maratea Web Radio ha festeggiato 26 luglio, 14 anni, e dunque siamo contenti perché con Maratea Web Radio si aggiunge anche una web TV, insomma cerco insomma di fare il massimo come sempre per le mie piccole possibilità, ma lo faccio. Parli di Maratea solo ed esclusivamente di Maratea? No, assolutamente no. Maratea Web Radio prende il nome così come 105 TV, insomma Sapri così, ma insomma io cerco ripeto sempre nel mio piccolo insomma di parlare un pochettino di tutta la nostra zona, di tutta la nostra area. Come possiamo seguirti? www.marateawebradio.it, e poi scegliete voi o ascoltare la web TV o ascoltare e guardare la web TV. Perché questo progetto? Ma il progetto, ecco, nasce sempre per la musica, la musica che è stata, come dire, compagna di vita da sempre per me. Ecco, con questo studio di registrazione che l'amico Fabio vi fa vedere, che nasce insomma un pochino di anni prima della mia web radio, scrivo canzoni, ecco, con gli amici che mi vengono a trovare registriamo, insomma incidiamo musica. Componete anche? Componiamo sicuramente, sì. E come dovevamo fare per farci ascoltare? Oggi abbiamo i social, ma 40 e più anni fa questi social non c'erano. E sai, le radio sì, ti trasmettevano la tua musica, ma la trasmettevano per 3 minuti, dopodiché arrivava i Bee Gees, arrivavano i Queen e ti avevano mangiato la vita, giusto? E allora io ho pensato, come devo fare per fare ascoltare la mia e la tua musica? E allora, ok, una web radio. Certo, all'inizio è stata dura, è stata durissima, perché mi dicevano: che musica trasmetti tu? Come se la musica che faccio io, quella che fa Luisa o quello che fa un artista poco conosciuto, sia una musica che arriva chissà da quale mondo, da quale pianeta. È musica, il do è uguale per tutti. Adesso sta a te ascoltarlo e valutarlo, e vedrai che insomma non ti pentirai. Insomma, questa radio web è nata nel tuo studio di registrazione. Sì. Vogliamo vedere come funziona? Eseguici uno dei brani che sta andando molto, che appartiene al tuo ultimo album, sì, che questo, dà il nome all'album. Questo è un progetto ancora più, diciamo, corposo, parte insomma da un progetto, ecco,
lo viviamo in questi anni, in questi giorni stiamo vivendo questo clima terribile, caldo, addirittura la mancanza di acqua, e questo, diciamo, mi ha fatto pensare. E allora con la musica io sto portando in giro un concerto che si chiama Nature Calling, e approfitto delle telecamere di 105 TV per invitarvi giorno 29 agosto alle 21:30 sul sagrato della chiesa matrice qui nel centro storico, perché eseguirò dal vivo questo concerto. Sono 11 brani, pianoforte e orchestra. A quindi che ora? Vi aspetto 21:30 anche con un'orchestra, bellissima. Vi aspetto, e poi non solo, insomma, ci sono tante novità che non voglio spoilerare adesso, perché vi aspetto 29 agosto 21:30 sul piazzale della chiesa matrice. E poi questo brano che adesso vi faccio ascoltare, appunto Le pagine della terra, dà, diciamo, il là a tutto questo concerto che in questo studio ho registrato con un anno e mezzo, insomma, di lavoro, ma è stato davvero strepitoso, perché poi l'ho portato in giro a Venezia. Allora un assaggio anche perché dopo sentiremo anche Luisa. Volentieri. Vediamo un po' e lasciamo partire il brano. Va avanti così all'infinito, però da un po' collabori con Luisa D'Andreano. Vieni qui a fianco a me, Luisa. Con lui stai realizzando diversi capolavori. Sì, brani. Chiamiamoli così. Sì, sì. Sono molto felice di collaborare con Franco. Ci siamo conosciuti, penso, 6 o 7 anni fa. Abbiamo avuto il piacere di fare diversi concerti anche qui a Maratea, soprattutto durante le feste, Natale, Pasqua, in estate, ed è stato molto bello, molto soddisfacente, anche perché siamo in sintonia. Sin dal primo istante è bastato uno sguardo per capire, insomma, il da farsi. E adesso sì, collaboriamo di tanto in tanto. Lui mi aiuta a musicare le canzoni che scrivo e stiamo avendo un bel successo, devo dire la verità. Prima abbiamo sentito quel brano di musica popolare legata alla Lucania. Sì. E da questa collaborazione con il maestro Rizzo è nata anche la colonna sonora del film del nostro Fabio Re. Sì. Uomo e mare. Sì, la canzone si chiama Uomo tra cielo e mare, l'ho scritta in poco tempo, l'ho inviata subito a Franco, ne abbiamo fatto melodia e da lì, da questo magico studio, è nato il tutto, insomma. Allora ascoltiamo anche questo brano prima di lasciarci. Beh. E quindi però dopo voglio dire, mentre tu ti vai a preparare e lui prepara ovviamente tutto ciò che serve per poter ascoltare questo pezzo, dopo voglio cantare pure io, voglio cantare e voglio vedere se in uno studio di registrazione voglio fa, vedere che poi non canto. Guarda un poco. Allora, e sarà uno scoop per me, una scoop la gente, ma Antonietta, cioè, no. Anche i ciucci hanno cantato. No, tutta gente brava e tu lo sei. E allora, ascoltiamo Luisa? Sì, vai. Uomo tra cielo e mare, bellissimo. Blue mare solcata rovine.
Sì, tutta una magia particolare. Cioè io posso cantare lì, ma cosa? Non lo so. Ma ricchi e poveri. E allora fai una cosa. Sì. Tu vai lì, io ti accompagno e Fabio ci segue. Madonna. Che confusione. Sarà perché ti amo. È una canzone. Non lo so quali sono le parole. Le parole non le so, però adesso io canto. Io canto. Com'è? Canto. E fatemi cantare. Allora, quale canto? Non ho capito quale canto. Ricchi e poveri. Che confusione. Ti amo è una canzone che canta piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto il ritmo del dolce tuo destino. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi cosa siamo. Quel che ne frega sarà perché ti amo. E vola, vola, si va sempre più in alto, si va. E vola, vola con me. Na, 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 basta, ok. Beh, promossa. Ma si è sentita la voce? Come? Non sentivo niente di là. Però ma dovevi mettere la cuffia? Allora no, aspetta. Bello, cavolo, verrò a registrare qui i miei brani improvvisati. Adesso ci sono, Vai. Un, due, tre. Che confusione, sarà perché ti amo. È una canzone che fa il suo grano piano. Ma stringi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto il ritmo del dolce tuo destino. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si va sempre più in alto, si va. E vola, vola con me. Il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione dentro fuori di me. Wow, che bello! Cantate per un giorno. Dì la verità, è la migliore la storia. È la migliore. Caspita, è uno studio serio allora. È uno studio serio. Ma questo è uno studio. Scendiamo, andiamocene nel centro. Andiamo giù. Allora, dicevi, questo è uno studio, tu ormai uno il microfono studio, hai confidenza. Uno studio 24 piste analogiche. Io non so che significa, ma chi gli esperti lo sapranno. Guarda, allora facciamo così. La prossima volta che venite però... No, raccontami, aspetta, una cosa alla volta. No, perché è bello far vedere a chi oggi è in ascolto, ecco, come si realizza proprio praticamente un disco, diciamo dall'idea, no? Dall'idea musicale all'arrangiamento vero e proprio. E in questo studio che voi avete visto, Abbiamo arrangiato veramente tanto. Ma adesso abbiamo suonato solo con un pianoforte, ma ti garantisco che lì dentro c'è di tutto. Gli aspetti tecnici. Ma guarda, allora, innanzitutto ho un mixer analogico, sono 48 canali in ingresso, 24 ritorni macchina. Adesso chissà, insomma, di tecnologia sa che i 24 ritorni macchina sono le 24 piste del registratore analogico che si usava una volta. Oggi invece abbiamo il digitale, abbiamo il computer e le piste sono infinite. Cioè, quindi con una scheda audio professionale, bene, tu hai la possibilità di registrare tutto quello che vuoi, insomma, strumenti, musica, davvero è la tecnologia cosa di è avanzata, è avanzatissimo. E poi, ecco, esistono, una volta dovevamo comprare
gli strumenti, perché una volta si compravano gli strumenti, adesso si comprano i plugin. Che cosa sarebbero? Sono i plugin? Sono, ecco, appunto, diciamo, macchine virtuali che naturalmente con un programma ad hoc per il computer, ti danno la possibilità di ascoltare il violino, il violoncello, cioè tutti gli strumenti che vuoi. Addirittura puoi anche poi, se parliamo della voce, avete sentito mai questa parola autotune? No, oramai no. Insomma, dobbiamo però stringere? Sì, insomma, l'autotune serve per accordare addirittura la voce. Se tu sbagli, se tu sei un pochettino... Quella me l'accorda. Te l'accorda, sì. E attenzione, allora io non devo fare niente. No, tu devi prestarmi solo la voce. Ah, ok. Dopodiché vabbè, il resto lo fa il tecnico. Ah. E se c'è un tecnico bravo, ti garantisco al limone e al cetro che il lavoro esce non bene ma benissimo. Se questo lavoro, anche con tutta questa tecnologia, viene male, significa che è il fonico che non è cosa non sua. È buono, non no, è buono. Assolutamente. Allora, chiudiamo questo momento musicale sì, con Luisa D'Andriano, sì, perché sì, abbiamo sentito ora questo brano poco fa, un brano sì, dedicato alla Lucania sì, popolare. Però sì, ne hai cantato un altro, composto e cantato, un altro che invece è dedicato al Cilento. Dedicato al Cilento, sì, si chiama Pizzica di La Turri. Anche questo l'ho scritto in poco tempo, perché io ho i miei attacchi d'arte e quindi in poco tempo riesco a scrivere e a musicare, e poi grazie a Francesco riesco a mettere diciamo tutto su pianoforte. Ma l'avete fatto insieme? L'abbiamo fatto insieme, sì, l'abbiamo registrato qui, e quando l'ha visto, l'ha sentito per la prima volta, ha pensato, dice, ma Luisa cosa mi ha portato, Pizzica di La Turri, cosa sarà mai? E invece, quindi tu l'avevi scritto? Sì, l'avevo ideato, l'avevo scritto e poi l'abbiamo composto insieme. E quante visualizzazioni avevamo fatto? Ah, guarda, sono veramente centinaia di migliaia, guardate, io sono rimasto, Fabio, perché... Sei stupito, dice, possibile che ho fatto questo lavoro? No, cioè, ma com'è possibile? Ma sono stupito perché poi abbiamo realizzato anche un videoclip, tra l'altro andatelo sì, a trovare, no, e qui parlo con professionisti, insomma, e lo abbiamo fatto in una maniera davvero amicale. Ma anche quello, centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quindi, e allora andiamolo davvero a sentire. Il titolo qual è e a chi è, e dove, cioè, che sì, cosa ti ha ispirato? Si chiama Pizzica di La Turri. Sono stata ispirata dalla mia passione sul Cilento, tutto. Quindi, però è riferito a Torre Orsaia. È riferito a Torre Orsaia, a tutte le zone, infatti le nomino nella canzone. E il video l'abbiamo girato nella tenuta San Martino a Sapri, dove c'è però un verde sconfinato. Beh, è un posto bello, meraviglioso. E allora, e quindi, buon ascolto di La Turri, registrato però sì, a Sapri, almeno il video. Il video a Sapri e la musica qua a Maratea. A Maratea, insomma, c'è un tris, Lucania e Cilento insieme, sì, in questa pizzica che ora vi facciamo vedere con questa videoclip. Ti scrivo quattro righe, ti li mando un po' di nostalgia sotto sto cielo. Quando sto sole è bello, stai salendo in cima a chi da Turri campanaria, e tu poesia mia vola da lui, che il cuore mio diventa una palomba, che vola sopra lo castello, che guarda dall'assù su paesi bello. Vola poesia mia per questi valli, arriva a luce il vito e torna a redu, si bagna d'acqua fisca o lavatura in capo la terra quando zappatura. Bambietto si ne fui e pensa quando corse in dalla Turri con mare e con marella preparati, ra feste fine estate son innamorati.
abbiamo sforato i tempi, dobbiamo terminarla qui, ma noi che ce ne frega, sarà perché ti amo, per questo siamo andati oltre. Grazie Luisa, in bocca al lupo. Grazie per a voi. Il lavoro che svolgi. Grazie Antonietta, grazie per questa opportunità. Ci vediamo domani con una nuova puntata del TG Estate, continuate a seguirci. Buona estate a tutti.